Il 18 gennaio ci siamo svegliate con le telefonate piuttosto spaventate delle donne ospiti dentro al centro, che ci informavano che c'erano operatori delle forze dell'ordine che erano entrate in casa. Hanno approfittato di un bimbo che stava andando a scuola e che si era aperto il cancello per poter uscire. Sono passate piano per piano e hanno identificato e avviato le procedure per una denuncia di occupazione alle donne ospiti nella casa. Lucia Siesta nasce nel 2008, nasce da un'occupazione, è nato poi un progetto che appunto oggi ha quasi 13 anni, che costituisce un ibrido fra un luogo di accoglienza, quindi una casa vera e propria per donne che escono da situazioni di violenza che noi non definiamo mai vittime, e un luogo di socialità e un luogo di elaborazione poi politica, che promuove e propone delle azioni concrete. Le donne che sono all'interno del centro sono tutte donne che hanno dei procedimenti aperti contro i maltrattanti e che sono appunto sono inviate dai servizi, dagli altri centri, spesso anche dalle forze dell'ordine, proprio per rendere pubblico quello che è accaduto e per richiedere l'archiviazione della procedura, abbiamo deciso di scrivere un appello, una lettera aperta e che in pochissimi giorni ha avuto moltissime adesioni. Oggi siamo arrivate circa 480 adesioni. Ovviamente la lettera è scritta insieme all'Associazione Nazionale Dire, che è l'associazione che ha al suo interno circa 90 centri antiviolenza in tutta Italia. In questi 13 anni Lucia Siesta ha ospitato decine di donne per un periodo di tempo che va dai intorno ai due anni e mezzo, e gli sportelli invece di orientamento ed ascolto hanno accolto circa 600 donne. Questo lavoro complesso viene fatto in collaborazione con tutte le istituzioni che sono coinvolte nel contrasto alla violenza di genere, quindi i servizi sociali, le forze dell'ordine, le associazioni che si occupano di contrasto alla violenza di genere, che riconoscono informalmente in questo luogo un luogo fondamentale, visto che a Roma abbiamo purtroppo solamente 25 più o meno posti di accoglienza per donne che devono uscire dalla violenza, e questo non permette a tantissime donne di uscire di casa e spesso di salvarsi veramente la vita.